sono oggi vi farò vedere tutti i libri, bella valigione di libri che ho comprato in 2 giorni di fiera. Allora, incominciamo da una serie che mi piace tantissimo, che è questa, La scuola Rodari. Ne ho comprati 3. Uno è Carlo Cucito, l'altro è Otto Soduro e l'altro ancora è Elio Elettrone. Sono 3 nuovi alunni della classe Rodari. Gli autori sono Daniele Nicastro, Jasmine Mottola e Davide Calì. Ho già fatto delle recensioni di questi libri, la mia prima recensione appunto, che vi consiglio di andare a vedere perché ero veramente piccolo. Fatemi sapere nei commenti se volete una reaction e la farò sempre in libreria con lui, in questo canale. Farò tra un paio di giorni comincerò a registrare la reaction del mio primo video. Sarà un po' difficile perché non ho mai fatto reaction, quindi non lo so. Allora, aspetta, questo qua lo mettiamo qua di fianco. Il secondo libro è Le streghe di Benevento, che è un libro scritto da... ma dove guardavo? È l'inizio. Chi li ha scritti sono 2, sono Le streghe di Benevento. Streghe, quindi il plurale, sono 2. Sean Bemelmans Marciano e Sophie Blackall. È difficile dire sti nomi. E l'editore che ha fatto questo libro mi ha detto che uscirà tra un paio di giorni il nuovo libro, il terzo volume. Quindi tra più o meno un mese, una settimana, andrete in libreria e compratelo, come farò io. Poi un altro libro che vi voglio far vedere, che ho preso lì, è Tuono. È una copertina che cioè, è bellissima, a puntini fatta. Tipo puntinismo che fai a scuola. Ecco, uguale. È bellissima. Anche le note nel piano sono puntinizzate. E l'ha scritto Ulf Stark. Allora, poi questo qua è un libro del corpo umano, anche questo. Questi. 4 sono. Uno è Gli organi nel mio corpo e l'ha scritto Lauren Degos. Secondo è Il sangue nel mio corpo e l'ha scritta sempre lei, Lauren Degos. Sono tutti suoi, di Lauren Degos, e uno è Il cervello e l'altro le difese del mio corpo. Ah no, Il cervello l'ha scritto William Rosten. Ok, mi ero confuso. Ok, questo libro invece si chiama Vita e l'ha scritto Valentina Rizzi. E l'ha illustrato anche Reichmann Musrepova. Ok, le illustrazioni di questo libro sono affascinanti, non so perché. Poi mi sono piaciute molto. Ok, un altro libro è il kit di conversazione del romeno. L'ho preso perché c'è un mio compagno di classe che è romeno e quindi non lo so perché volevo provare a vedere come si parlava il romeno, diciamo. Kit di conversazione spagnolo. Questo qua l'ho preso perché mi piace lo spagnolo, perché ho visto Luis Sepulveda e quindi mi piace lo spagnolo da oggi. Poi Latina Lingua. O è latino?
Latinolinguo, penso. O latina. Vabbè, è un gioco dell'Assimil, è un po' quella che fa tutte le lingue del mondo. E non ci ho mai giocato, fatemi sapere se volete un video dove ci gioco. Poi, sta cadendo tutto. Ok. Poi c'è Gaia la libraia, che questo libro anche lei ha delle illustrazioni affascinanti. E l'ha scritto sempre Valentina Rizzi. E l'ha illustrato Natasha Ugliano. Se vi farò vedere delle immagini affascinantissime. Ok, però Valentina Rizzi mi ha fatto la dedica. Vedete un po' se riuscite a leggere, dopo ve l'ho letto io. Ok, si è scritto a Lorenzo sperando che possa crescere sempre con la passione per i libri. Belli e interessanti, Valentina Rizzi. Ok, questa dedica per me è bellissima perché le ho fatte un po' a tempo alla fiera di Torino e tutte mi sono strapiaciute. Molto piaciute. Adesso metto questi libri giù e tiro l'ultimo fuori, l'ultimo libro. La banda degli occhialuti. L'ha scritto Alessandra Cerretti. Anche questo c'è una dedica, c'è scritto Anul, con affetto e simpatia. Non fermarti al... Boh, non lo so cosa c'è scritto. Comunque c'è scritto Alessandra. All'apparenza c'è scritto, alle apparenze. Scusate. Allora, poi, chi ha ucciso Kenny? Ci sono degli indovinelli. Anche io qua ho parlato con la casa editrice e mi ha dato questo, bellissimo. Qua c'è un piccolo fumetto e qua ci sono un sacco di indovinelli dove dietro c'è la soluzione. L'ha scritto. Pera Comics. Ok. Ah, è giusto, anche lui mi ha fatto l'autografo, la dedica. Ciao Lorenzo, un super saluto da Pera e Kenny. Pera 2019. Cronache magiche. L'albero unico. Questo libro è un libro che mi ha consigliato mia madre, che anche lei lo voleva da un po' di tempo, e finalmente a Torino l'ha trovato. L'ha scritto David J. Moreno. Vediamo. Ok. Su qui un quadernino per le lingue, sempre di Assimil. Poi la città dell'elefante, sì, alla scoperta di Catania. L'ha scritto aspetta che lo cerco. Aspettate. Sono quattro. Mercedes Sauteri, Bianca Cammanese, Caccamese, Giamina Croazzo e Valeria Di Loreto. L'uovo azzurro. È di Anna Bacelliere. E di Tiziana Zagami.
Ah, vi volevo dire che questi due libri sono ad alta leggibilità, quindi prendeteli. Calore della neve. L'ha scritto Christian Galli. Anche questa illustrazione è bellissima. Ok, anche questa c'è la dedica, ovviamente. Chip. Vabbè, l'uccello cosa deve dire? Poverino. Ok. Memor. È un memor in spagnolo. Non so com'è. Non so come mai. Ok, ne mancano pochini. Aia. Le grandi macchine di Leonardo, di Davide Morosinosto e Cristianelli. Ho conosciuti, cioè. La dedica di tutte e due. E queste sono tutte le macchine fatte da Leonardo da Vinci. Ok. Un altro di Leonardo da Vinci. Sempre. Però questo qua racconta la sua storia e c'ha anche lui la dedica. E l'ha scritto Massimo Polidoro. Il titolo è Io e Leonardo da Vinci. Poi c'è Monkey, che l'ha scritto John e Diana e Diane Lennart. Sì, anche qui c'è ovviamente la dedica. Poi c'è L'uomo del Kamishibai, che aia, è un libro bellissimo. È caduto un po' di roba, però spero che non si sia rotta. Sono tutte e due cose del Kamishibai. Questo qua è L'uomo del Kamishibai e l'ha scritto Alei Sai. Ok, spostiamo anche questi libri sotto, se no questo libro è lo strano stranissimo, strano stranissimo, che anche questo è un Kamishibai e l'ha scritto Michele Ferri e Roberta Pucci. Ok, l'ultimo libro è la Bibbia. Vediamo, vedete quanto è grande, più o meno. Ed è bellissimo perché c'è scritto proprio tutta la Bibbia. Guarda com'è scritto. Cioè, non si legge praticamente. Cioè, io lo sto tenendo così, con un palmo alla mano. E cioè, la Bibbia sono 40 pagine, 400 pagine. Ah, lì già sta cadendo, vediamo cosa c'è. Non c'è più nulla. Ok, così qui sono tutti i libri che ho visto. Adesso vi farò una recensione. Passiamo al Null del futuro. Prima di dare la linea al Null del futuro, devo salutare Leonardo Lupatini che mi segue da poco. Ok, adesso possiamo dare la linea veramente. Ciao!